Buonasera, scusate l'emozione, ma parlare su un palco non è mai facile e questa volta sento tutta la responsabilità di un progetto che è nato sui banchi della minoranza consiliare e che ha registrato con il passare dei giorni ampi consensi da parte dei cittadini di Nizza. Come dice il nome stesso della nostra lista, noi vogliamo veramente cambiare Nizza. Far parte di questa coalizione non è stata una scelta, ma una conseguenza naturale di un percorso che mi ha visto lavorare insieme a Giacomo D'Arrigo e agli altri consiglieri di minoranza per tutta la legislatura, con abnegazione e coerenza. Coerenza, parola ultimamente usata ed abusata, anche troppo. In questi giorni su di noi ne ho sentito di tutti i colori. Ho sentito di minoranza scendiletto, minoranza fantasma, minoranza inesistente, fatta eccezione dell'unica portatrice sana della verità, giustizia e coerenza, che proprio perché è unica paladina di lealtà è stata messa da noi in un angolino per evitare di contrastare la maggioranza. A questo punto, per fugare ogni dubbio, è bene chiarire come sono andate le cose in questi 5 anni. E lo farò con fatti concreti e documentati. Precisamente con 2 delibere, una di inizio ed una di fine legislatura, appunto tanto per chiarire come sono andate effettivamente le cose. La prima delibera di Consiglio Comunale riguarda l'unione del Nisi, quando noi, dopo aver proposto numerosi emendamenti con l'intento di migliorare uno statuto costruito in un'unica direzione, e sappiamo tutti qual è la direzione, quella che va da Nizza a Fiume di Nisi, d'accordo, come dicevo, considerato che questi emendamenti non erano stati accolti nei punti che riguardavano le proporzioni di rappresentatività delle minoranze comunali costituenti l'Unione, ma soprattutto non tutelava l'intero territorio, proponemmo un documento concordato con tutti i consiglieri di minoranza e che spiegava le motivazioni per i quali non votavamo lo statuto. Lo sapete com'è finita? Tutti i consiglieri di minoranza abbiamo sottoscritto il documento, ad eccezione della maestra Brigandini, che attratta dall'usiglione del Nisi non solo non firmò il documento, ma votò con la maggioranza, consentendo l'approvazione di quello statuto che poi, come sapete tutti, fu annullato dal TAR. E ci sono i documenti, poi ce la deliberà consigliare ed è disponibile nella nostra sede. Alla fine il premio di questo comportamento fu quello per la consigliera Brigandì di essere eletta consigliera della Costituente Unione, votata esclusivamente dalla maggioranza di Nizza e come consigliere di maggioranza. E per questo è stata allontanata dalla minoranza e per nessun altro motivo, qualsiasi cosa si dica. Questa, secondo voi, come si chiama? Si chiama coerenza? Si chiama opportunismo? O amore per la poltrona? Altro che amore per Nizza. Comunque, dovete giudicare voi. La seconda delibera riguarda l'approvazione del bilancio comunale del 2011, dove noi, considerate le condizioni di deficit delle casse comunali, avevamo presentato in Consiglio alcuni emendamenti che tagliavano spese relative alle varie indennità di carica degli assessori, del Presidente del Consiglio, del Sindaco, del Direttore dei Servizi Sportivi, del Parco, del Segretario Comunale, e volevamo utilizzare questi risparmi per ridurre le aliquote delle tasse e quelle dell'energia, l'acciso sull'energia elettrica, e fare poi dei progetti costruttivi per il comune di Nizza. La consigliera Brigandì, che nel frattempo si era premurata, come faceva ogni volta nel consiglio comunale, ad allegare una dichiarazione scritta e preconfezionata, che poi al termine del consiglio avrebbe immediatamente distribuiti agli organi di informazione per poi poter dire: oh, come sono bravo! Bravo!
appunto alla presentazione degli emendamenti, colta di sorpresa da questa nostra mossa, ha fatto come nella favola di Biancaneve, quando la regina, interrogando lo specchio, si è sentita dire: tu sei brava, ma vedi chi c'è che è più bravo di te. E allora, anziché appoggiare le nostre proposte, prima cercò di opporsi alla presentazione degli emendamenti, poi, rendendosi conto che poteva mettersi in cattiva luce, non votandoli, dichiarava che si asteneva perché gli emendamenti presentati all'ultimo potevano inficiare gli equilibri di bilancio. Ma come? Prima di dichiarare che il bilancio è stato fatto per tirare a campare, che mette le mani nelle tasche dei cittadini, e poi invece ti preoccupi che possa essere inficiato dagli emendamenti della falsa minoranza? Ma coerenza, bella parola. Coerenza. Poi, mia cara Mimma, l'altra sera al tuo comizio ci hai rimproverato di aver organizzato una manifestazione nel quartiere dove abiti. Hai detto che tu non hai bisogno di fare queste sceneggiate perché conosci bene i problemi del tuo quartiere. Ma mi chiedevo se a suo tempo hai messo al corrente i residenti quando in consiglio comunale, in una discussione sull'ormai famosa strada di Casa Pinta, ti sei complimentata con l'amministrazione per il lavoro ben fatto per portare avanti l'iter progettuale. E anche qui c'è la delibera per dimostrare. Anche quella volta sei stata coerente. Sì, ma con Di Tommaso. Evidentemente in quel periodo eravate tutt'uno. Sicuramente noi in questi 5 anni abbiamo fatto degli errori, probabilmente siamo stati poco comunicativi, ma abbiamo svolto il nostro ruolo sempre in buona fede, senza ricerca di visibilità o protagonismo, e soprattutto mai, sottolineo mai, saltando da un lato all'altro della barricata alla ricerca di posizioni di prestigio. Ritornando alla coerenza e sempre parlando di Casa Pinta, qualcuno che si è definito veterano domenica si è presentato agli elettori garantendo per l'ennesima volta la sicura realizzazione della via di fuga. Si è dimenticato però che 5 anni fa, sullo stesso palco, ha promesso che se non si faceva la strada lui non si sarebbe più ripresentato. Giacomo! Ma noi, per andare a Casa Pinta, quale strada abbiamo fatto? Abbiamo fatto una strada nuova. Sempre quella. Sempre quella, ma allora, capito, il veterano sul palco non era quello che noi conosciamo, era il suo gemello. Oh, la coerenza è coerente. Sempre nello stesso comizio, durante la sfilata, nei 5 minuti di notorietà che Di Tommaso concede a tutti i suoi candidati. Perché poi sappiate, negli eventuali altri 5 anni, gli spazi autogestiti saranno ben pochi. Ho sentito dire: vorremmo più verde pubblico, una zona commerciale, spazi per i bambini, un lungomare attrezzato. Giacomo, ma secondo te forse avevo sbagliato palco? Forse Di Tommaso, quando li ha scelti, non gli ha spiegato che loro sono un'amministrazione uscente? Perché sono lì da quasi 30 anni. Sicuramente però si sono resi conto di quali siano le reali condizioni di inizio. Continuando così, finirà che i nostri figli ci diranno come una famosa pubblicità: mamma, guarda, un albero! Gli alberi li ha tagliati quasi tutti per lasciare posto a distese di vergogna, come la piazzetta del quartiere Principe o quella delle scuole elementari. Nel tratto di lungomare, poi, per quello che, per così dire, chiamiamo nuovo, le palme le ha fatte seccare. Nel resto, invece, ha provveduto a stendere volate di asfalto. Poi, caro dottore, e a proposito, vorrei capire il motivo di tutto questo asfalto. In consiglio te l'ho chiesto e mi ha risposto che le aiuole erano in pessime condizioni e da rifare. Almeno così recuperavamo parcheggi. Io non capisco però questi parcheggi, sarebbero utili d'estate, quando c'è più gente, ma tu un giorno sì e l'altro pure fai una fiera, occupando tutti questi spazi,
sti parcheggi a che servono se non li puoi utilizzare quando ce n'è bisogno? O forse avrei bisogno di una scusa per giustificare il pagamento dei lavori eseguiti dalla solidarietà? Bravo! A proposito del quartiere Principe, senza entrare in merito, anche perché se no rischiamo di entrare nel Guinness dei primati, perché siamo l'unico paese dove siamo riusciti a fare una piazzetta in pendenza. Non lo so come, ma è tutto pendenza. Comunque, me lo vuoi spiegare, anzi lo puoi spiegare ai cittadini più che a me, come mai la pavimentazione dei marciapiedi è stata fatta due volte? La strada appena asfaltata deve essere continuamente rappezzata per le buche, e perché non è stata realizzata la zona verde prevista di recente alla via 20 settembre. E poi parliamo di spazi vivibili, zona verde, riqualificazione del lungomare, valorizzazione della spiaggia e di zone di indiscussa bellezza architettonica. Qui di indiscusso c'è solo una cosa, il fallimento della tua amministrazione. Noi vogliamo far cambiare marcia a questo paese, abbiamo tante idee e ve le abbiamo dimostrato prima con gli interventi precedenti, vi abbiamo mostrato quello che vogliamo fare, però qualsiasi nuovo modello di amministrazione parte da solide basi economiche. Per questo il nostro obiettivo è quello di risanare le casse comunali, rese ormai deficitarie da una gestione scellerata e fallimentare. Domenica sera al comizio lo avete sentito il dottore, lo avete sentito tutti, cosa ha detto? Le tasse sono aumentate? E vabbè, tanto non le pagate, non vi preoccupate, tanto il sindaco poi lo sa come bisogna fare, i fornitori avanzano soldi, e che se ne frega, tanto possono aspettare. Grande lezione di economia, mancava solo una battuta alla cettola qualunque ed era perfetto. La verità è che siamo il piano di sesto finanziario, i creditori procedono con decreti giuntivi, persino la Serie ci ha bloccato i mezzi per mancato pagamento, i dipendenti comunali avanzano almeno due mensilità regolarmente. Quando abbiamo organizzato l'incontro con i dipendenti alla precisa domanda su questo argomento, il sindaco ha risposto che lui non sa perché gli stipendi non vengono pagati regolarmente, ma la colpa non è la sua. In un'altra riunione invece, in una riunione sindacale, sempre con i dipendenti, ha invece detto che gli stipendi non venivano pagati regolarmente per problemi di anticipazione e a causa del ritardo dei trasferimenti dei contributi regionali e statali. Dottore, insomma, alla fine, lo sai o non lo sai perché gli stipendi vengono pagati in ritardo? O stai cercando una scusa per dare la colpa a qualcun altro? I dipendenti, non li accusare, lasciali stare. Anzi, li dovresti ringraziare perché continuano a svolgere con serenità il loro lavoro a dispetto della situazione economica di cui tu sei l'unico responsabile. Se non sei più in grado di gestire, devi andare a casa. Vorrei anche sapere quando a fine anno scadranno i contratti di 25 precari. Quali soluzioni intenderesti adottare per non lasciarli in mezzo a una strada? Anche qui non lo sai, oppure tanto sai che perderai e quindi il problema non è tuo. La nostra proposta è semplice. Noi faremo quello che farebbe ogni buon padre di famiglia, che vuole gestire al meglio la propria vita quotidiana. Bloccare le spese inutili. Se eliminiamo l'istituzione dei servizi sportivi, l'istituzione del Parco Rocca di Budigari, tutte le consulenze e progettazioni esterne, le indennità di carica e tagliamo le inutili spese del direttore generale, possiamo risparmiare fino a 200.000 euro l'anno. Queste sono le cose che ci chiedono i cittadini e questi saranno i primi provvedimenti che faremo se ci darete il vostro consenso il 6 e il 7 maggio. Infine, considerando che ormai la metafora del calcio è diventata di moda in queste elezioni e su questo comunque permettetemi, penso di avere qualche esperienza in più rispetto a tutti gli altri candidati.
Io chiudo prendendo esempio le parole di un altro grande allenatore e pensatore, Vujadin Boskov, che diceva: partita finisce quando arbitro fischia, e noi questa partita la vogliamo giocare fino in fondo e vogliamo vincerla con il vostro aiuto per cambiare Nizza. Viva Nizza e cambia Nizza!